Marta, finalmente un inizio di settimana più positivo. Grande prestazione quella offerta sabato dalla squadra. Un Valpo quadrato, determinato, che alla fine ha conquistato con merito 3 punti. Ci voleva la vittoria. Sì, esatto, come dici tu, finalmente iniziamo la settimana col sorriso, con la consapevolezza che i mezzi che abbiamo a disposizione ci sono e sono validi. Finalmente sono arrivati questi 3 punti che tanto ci servivano e lasciarci alle spalle le squadre per la lotta salvezza, anche se ancora non è niente deciso, e per avvicinarci verosimilmente alle squadre più avanti a noi, come l'Hellas a 3 punti ad oggi. Nelle ultime 3 partite abbiamo visto un Valpo diverso, un Chievo, come ti ho detto, determinato, con un'anima diversa. Cosa è scattato secondo te nello spogliatoio? Sì, sicuramente nelle ultime 3 partite soprattutto abbiamo visto un Valpo diverso. Beh, abbiamo fatto 3 ottime partite, nonostante a Firenze non siano arrivati comunque punti, ma abbiamo fatto quadrato nello spogliatoio e siamo determinate per arrivare fino alla fine del campionato con questi risultati. Il segreto per raggiungere l'obiettivo salvezza è la continuità di prestazione e di risultato, quindi Certo. adesso ci aspetta una trasferta complicata a Reggio Emilia contro un Sassuolo che sta disputando una buona stagione. Come andiamo a casa loro? Esatto, il segreto sicuramente per raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza, è sicuramente, come dicevi te, la continuità dei risultati, il gruppo e tutto quello che sta dietro, staff, tecnico, societario e tutto. Siamo molto contenti di come sta andando quest'ultimo periodo di campionato. Sabato incontreremo la nostra squadra di Sassuolo, dove all'andata siamo riuscite in un pareggio. E andiamo a Sassuolo sicuramente per i 3 punti.